ovviamente chiedo scusa a tutti i partecipanti, chiedo il rispetto della tempistica proprio per assicurare poi la possibilità di partecipare agli altri impegni che tutti quanti hanno in qualche modo prospettato. Quanti minuti ho? Diciamo massimo 15, cortesemente. Assolutamente. Dunque, innanzitutto grazie per l'invito. No, volevo scusarmi con tutti, ma io purtroppo a mezzogiorno ho un incontro con un altro ministro, che non è quello che non è potuto venire oggi, quindi non è colpa mia, che non è spostabile. Avevo avvisato prima dell'invito al convegno di questo e ringrazio due volte perché nonostante questo hanno deciso comunque di invitarmi. Però una delle cose che io odio sono quelli che se ne vanno via prima dai convegni, quindi mi trovo in questa antipatica per me situazione di doverlo fare oggi, quindi me ne scuso con tutti prima, ma avevo avvisato. Vorrei partire innanzitutto dai complimenti sia a Federambiente che a ISPRA, perché io di mestiere faccio il professore, o meglio faccio anche il professore, o facevo il professore, perché da quando sono presidente di A2A non ho più tanto il tempo di fare professore. Però da professore per mestiere mi sono letto tutto il rapporto prima, che gentilmente mi hanno anticipato ieri, e l'ho letto sacrificando qualche ora di sonno perché l'ho trovato davvero interessante. In economia questo si chiama evidence-based policy making, cioè decidere le politiche sulla base di dati, allora, che è una pratica poco praticata nel nostro paese, dove spesso si decidono le politiche un po' per imitazione di quello che fanno altri paesi o per scelte a prioristiche. Io credo che questo rapporto, e davvero io l'ho trovato molto ben fatto, quindi complimenti agli estensori, ci dia una base di dati che credo non sia così frequente trovare neppure in altri paesi, che pure mi è capitato di incontrare, studiare e conoscere. Ci ho detto, il punto di vista mio personale è di A2A. Parto col dire che io sono un ambientalista convinto e che il principio di sostenibilità per me è uno dei principi che dovrebbe riguardare non solo il mondo dell'ambiente ma l'azione delle nostre imprese in generale. Poco tempo fa mi è capitato di fare un incontro con dei ragazzi delle scuole superiori, c'era una migliaia di ragazzi, e il titolo dell'incontro era "I rifiuti sono un problema o una risorsa?" C'erano da una parte io e dall'altra il presidente di Lega Ambiente. Insomma, alla fine l'ambientalista sembravo io, l'industriale, quello di Lega Ambiente, perché abbiamo insieme concluso che i rifiuti possono e devono essere una risorsa. E dico, qui entro nella parte di presidente di A2A, la filosofia che stiamo seguendo in A2A, che stiamo cercando di applicare, è molto semplice. Cioè noi diciamo a monte c'è il tema della riduzione della produzione di rifiuti, quindi bisogna produrre la minor quantità possibile di rifiuti. Per fare un esempio banale, abbiamo fatto una serie di accordi con i supermercati per il riutilizzo dei contenitori, ad esempio dei detersivi o di altri materiali. È una banalità, così come questo ci possono essere. Quindi evitare di produrre rifiuti che si possono non produrre. Poi spingere sulla differenziata, sapete, no, Milano è la città, credo, in Europa per densità e dimensioni che ha tra i più alti livelli di raccolta differenziata, ha vinto premi per questo. Spingere sulla raccolta differenziata, quindi riuscire a separare i rifiuti. Una volta separare i rifiuti, nel piano industriale che noi stiamo facendo, mettiamo una linea importante di potenziamento del trattamento e del recupero dei rifiuti con impianti nuovi di trattamento e recupero. A quel punto, se si è fatto bene tutto quello che ho detto finora, mandiamo a bruciare solo nei termovalorizzatori solo quello che non è stato potuto essere, non so se è giusto in italiano, insomma, non è stato riutilizzato precedentemente. Allora devo dire che se questo è l'iter logico, per me il rifiuto residuo, quello che non ho potuto recuperare prima, è semplicemente un carburante. Okay? Allora io devo decidere se produrre energia e calore con quel che resta del rifiuto, okay,
o se devo produrre energia calore con fonti alternative di alimentazione di questi impianti, che tipicamente sono fonti di origine fossile. Quindi io faccio andare gli impianti o a carbone, peggio ancora con la lignite, che è il peggior tipo di carbone, oppure lo faccio andare con olio combustibile o con gas o con altre cose che dal punto di vista dell'impatto ambientale, come dire, fanno un danno in termini di sostenibilità molto più alto del bruciare i rifiuti che restano, a condizione che io bruci davvero i rifiuti che restano. Qui è importante quello che voi avete fatto vedere, di smontare una convinzione che chi ha i termovalorizzatori, che c'è ad esempio fortissima a Brescia, città dove io risiedo, siccome a Brescia abbiamo il più grande termovalorizzatore d'Italia che smaltisce 750.000 tonnellate all'anno di rifiuti, a Brescia sono convinti che si fa la raccolta differenziata, poi si butta tutto nel termovalorizzatore. Allora c'è una grande operazione di comunicazione da fare per far capire che non è interesse di chi ha gli impianti ridurre, non spingere sulla differenziata, al contrario, è interesse delle aziende evolute che operano in campo ambientale fare un ciclo di gestione dei rifiuti il massimo possibile efficiente nell'interesse di tutti, fino anche, come diceva qualcuno, a recuperare le scorie o le ceneri. Noi abbiamo brevettato adesso con l'Università di Brescia A2A un sistema nuovo di recupero delle ceneri del termovalorizzatore, che vuol dire è la chiusura della chiusura del ciclo. Okay? Allora, e guardate che in Europa è così, poi ce lo potrebbero insegnare gli amici di Federambiente e di ISPRA. Non so, in Svezia ci sono tra gli impianti più evoluti di termovalorizzazione, ma gli svedesi vanno a prendere i rifiuti in Germania perché non hanno abbastanza rifiuti per produrre calore ed energia. Perché la logica è questa, è un combustibile più sano di altri combustibili. Allora questa è, secondo me, è una cosa molto, molto importante che va. Questo ovviamente ha tre condizioni, che gli impianti siano efficienti, ed è vero, ci sono quel numero di impianti che avete evidenziato voi nel rapporto, ma sono impianti tra di loro molto diversi per livello di efficienza, non solo perché sono utilizzati in modo diverso, ma perché le caratteristiche tecniche sono molto diverse, che ci siano dei controlli indipendenti su questi impianti seri, quindi che ci sia qualcuno all'esterno che controlla le emissioni in atmosfera e tutto quello che va controllato, i rifiuti che entrano e i rifiuti che escono, e da ultimo che ci sia una grandissima trasparenza verso i cittadini. Adesso noi lanceremo a Brescia in via sperimentale un sistema di pannelli che evidenzieranno periodicamente i dati di emissioni del termovalorizzatore. A Brescia è molto importante il dibattito sul termovalorizzatore, i dati di smaltimento dei rifiuti, i dati di produzione di energia e calore attraverso questo sistema, eccetera, eccetera, e saranno i dati che metteranno su quei pannelli, non A2A, ma che metterà sui pannelli l'Agenzia per l'Ambiente, piuttosto che un osservatorio sul termovalorizzatore che a Brescia è stato costituito, in cui ci sono tutte le istituzioni regionali e locali, meno che A2A, che è il gestore del termovalorizzatore. Allora, è importante che ci sia un giudice indipendente esterno che dà libero accesso a tutte le informazioni sull'impatto di questi impianti. Che dire dell'esperienza di A2A, e con questo ho finito i miei, credo, 15 minuti. Dunque, l'esperienza di A2A, noi abbiamo esperienze varie, direi tutte da questo punto di vista soddisfacenti. Chiaro, l'esperienza più significativa è quella di più lunga data del termovalorizzatore di Brescia. Il termovalorizzatore di Brescia ha vinto premi negli Stati Uniti per quanto era avanzato tecnologicamente, quanto è stato costruito. Il termovalorizzatore di Brescia è un impianto, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto fisicamente, cioè è anche esteticamente bello, non so, avete un premio di architettura, cioè c'è un pratino fuori dal termovalorizzatore di Brescia che vorrei avere, io non so come facciano, perché io a casa mia continuo a riseminare il prato e continuo a crescere le erbacce, attorno al termovalorizzatore non c'è un filo fuori posto, cioè mi verrebbe da... Forse l'ammazza. Potrebbe essere. Ecco, ci ho detto, termovalorizzatore di Brescia, attenti, soddisfa il 70% del fabbisogno energetico di una città che ha più di 200.000 abitanti, è collegato alla rete di teleriscaldamento. Io ho una casa a Brescia, io abito a Brescia, ma la mia casa di Brescia è collegata alla rete di riscaldamento, vuol dire che io non ho più la caldaia in casa, mi arriva l'acqua a 120 gradi, c'è uno scambiatore di calore, ne trattengo 60 e poi ritorno in rete. Dal punto di vista dell'impatto ambientale, io ho spento migliaia di caldaie nella città ed ho un unico camino
che a differenza delle caldaie, dei condomini e dei privati, che sono sì controllate ma non così rigorosamente, ho un camino che ha i riflettori addosso, che è quello del termovalorizzatore, che ha i riflettori addosso minuto per minuto e tutti i giorni. E quindi io dico, questo è importante. Noi abbiamo la mappa della città di Brescia dove c'è l'addensamento dell'inquinamento, è più inquinato il centro storico che l'area circostante al termovalorizzatore, perché c'è l'inquinamento da traffico delle macchine, non parliamo delle zone vicino alle acciaierie di Brescia, che sono i veri inquinanti di quel territorio. Gestiamo un secondo importante termovalorizzatore, come molti di voi sanno, ad Acerra, che non è di nostra proprietà, ma di proprietà della regione, noi siamo il gestore, inceneritore grande, importante, 650.000 tonnellate, e anche questo è per noi di grande soddisfazione, perché il territorio campano riconosce ad A2A il fatto che ci sta gestendo con competenza e ottimi risultati quell'impianto. Abbiamo delle grandissime difficoltà ambientali, avrete letto sui giornali il mese scorso, abbiamo avuto 10 mamme coraggio, tra virgolette, che hanno bloccato l'accesso dei camion all'impianto, lamentando il fatto che i bambini si sarebbero ammalati delle peggior cose a causa dell'impianto. Allora, questo purtroppo è una cosa molto delicata e da trattare con grandissima serietà, perché c'è stata questa manifestazione, perché la regione ha chiesto il gestore, noi non decidiamo mai niente, di bruciare alcune ecoballe che erano stipate in un comune circostante. Voi sapete che in Campania ci sono circa 6 milioni di tonnellate di ecoballe accumulate in terreni pari, equivalenti a 150 campi di calcio. Queste ecoballe comportano l'affitto dei terreni, la guardiania dei terreni, lo smaltimento del percolato, perché sono balle di rifiuti che percolano, non devo spiegarlo a voi. Il business che c'è attorno a queste tre voci, affitto terreni, guardiania e smaltimento del percolato, è in un intorno di 40 milioni di euro all'anno. Nessuno si è mai lamentato del funzionamento del termovalorizzatore di Acerra da quando noi abbiamo cominciato a bruciare. Le ecoballe dal punto di vista qualitativo hanno lo stesso mix di qualità del rifiuto, che è il rifiuto urbano di Napoli che viene portato lì. Se si ferma due giorni il termovalorizzatore, Napoli viene risommersa dai rifiuti. È chiaro che il tema non è se il termovalorizzatore inquina o no, il tema è il termovalorizzatore è una minaccia al business delle ecoballe? La risposta è sì. E allora impianti efficienti, sani e che rispettano l'ambiente sono, a mio parere, il primo presidio della legalità sui territori. Chiudo dicendo qual è l'alternativa. No, scusate, chiudo con l'ultima cosa su A2A. Noi ovviamente siamo impegnati nel recupero. Abbiamo ad esempio fatto un esempio solo, un impianto di recupero del vetro ad Asti, e anche lì è analogo il ragionamento al carburante. Devo portare ad Asti solo il vetro che viene prodotto nella città di Asti? No, quello è un impianto di recupero del vetro, per cui vado a prendere il vetro dove c'è il vetro, cioè dov'è il problema? E di nuovo il tema dei rifiuti, da dove devono provenire? Dalla regione, dalla nazione, il sud verso il nord verso il sud. Se i rifiuti sono quelli buoni, cioè se è un carburante come dicevo prima, ragioniamo sull'ottimizzazione del flusso dei rifiuti, ma non c'è un tema di io mi brucio i miei rifiuti, non devi portarmi i tuoi, perché se a Brescia bruciamo un parte dei rifiuti di Napoli, sono rifiuti buoni, ok? Noi usiamo i rifiuti di Napoli come carburante per Brescia e il valore prodotto ritorna nelle tasche del comune di Brescia per fare i servizi sociali a Brescia. Quindi c'è un modo virtuoso di vedere queste cose, che però è molto lontano dal dibattito su questi temi. Chiudo veramente dicendo che io credo che la produzione di energia da rifiuto sia una cosa che ci allinea alle migliori esperienze in Europa, quindi io ne sono un convinto sostenitore. L'alternativa migliore sono le discariche, e io tra avere la città di Milano e la città di Brescia piena di discariche, avere due impianti ben funzionanti e controllati, preferisco i due impianti. L'alternativa peggiore è lo smaltimento abusivo dei rifiuti, che genera ovviamente problemi di legalità innanzitutto, ma anche e soprattutto problemi di salute pubblica. Grazie.
Io ringrazio il professor Valotti per il contributo e ovviamente anche per il rispetto alla tempistica, prima di congedarlo per l'impegno a cui aveva detto di dover attendere, però una domanda e una risposta flash. Lei ha detto tre sono le condizioni per cui come dire, il sistema diciamo, funziona e ha citato i controlli, la trasparenza, lo metto per ultimo, in realtà l'aveva citato per primo, l'efficienza dell'impianto. In qualche modo ricollegandomi a quello che aveva detto prima il senatore Di Bè, l'impianto efficiente significa impianto che funziona a pieno regime, come dicono gli ingegneri qui dell'Università La Sapienza che ho avuto il piacere di frequentare, o c'è un livello di efficienza che in qualche modo non è così strettamente connesso al pieno funzionamento? No, assolutamente sì, cioè il tema tecnico è il potere calorifico dell'impianto, quindi siccome gli impianti devono essere alimentati in modo da esprimere il potere calorifero per cui sono stati progettati e a quel punto raggiungono il livello di efficienza. È chiaro che la concorrenza che oggi c'è tra le aziende in un momento di crisi, quindi in un momento di riduzione dei rifiuti per accaparrarsi il rifiuto, fa sì che le imprese meno efficienti e gli impianti meno efficienti si trovino con non sufficiente rifiuto da bruciare. Però questo credo sia un tema da affrontare un po' istituzionalmente, governando i flussi dei rifiuti, in modo da avere un sistema di impiantistica adeguato alle esigenze del paese. Chiaro, l'avete fatto vedere voi, oggi gli impianti sono sbilanciati, cioè il 70%, se non ho sbagliato il conto, il 70% della capacità di smaltimento è nel nord, vuol dire che il centro-sud, che sono i tre quarti dell'Italia, hanno il 30% di capacità di smaltimento installata. Chiaro che questa situazione, in una logica di politica industriale, andrebbe riequilibrata. Però se io fossi un cittadino siciliano dove il 90% viene smaltito in discarica e una quota viene smaltito non si sa dove, speriamo di non saperlo mai, io preferirei avere un buon impianto di termovalorizzatore che mi tutela il territorio e mi garantisce, come dire, dalle interferenze della criminalità molto più che un sistema di discariche che vanno per loro natura e esaurimento e che sempre più devasteranno il territorio. Grazie. Grazie ancora professore, grazie, buon lavoro ovviamente. E adesso, cogliendo anche l'ultima provocazione del professor Valotti, ma non voglio assolutamente, tra virgolette, infierire, però abbiamo la possibilità e il piacere di avere un parlamentare che è un cittadino siciliano qui con noi. Se fossi un cittadino siciliano, concludeva il professor Valotti, senatore D'Alì, lei che è un cittadino... Ci siamo del tu da tempo, certo. Quindi, tu che sei un cittadino siciliano, oltre che un autorevole parlamentare. Mi dispiace che sta andando via, perché se mi ascolta un attimo solamente, professore, io sono un cittadino siciliano e ho colto la sua ultima provocazione nel senso positivo. I termovalorizzatori in Sicilia non sono stati fatti perché si diceva che li avrebbe presi in mano la mafia. Lei invece mi sta dicendo che le discarichi... E io sono più per la sua tesi che non per quella, però purtroppo quando nelle decisioni politiche si infiltrano, questa è una parola forse che ci sta bene, considerazioni anomale, è chiaro che poi si rimane nella situazione in cui ci si trova e oggi noi ci troviamo in Sicilia, questo perché così chiudiamo poi l'argomento Sicilia perché non voglio essere, ci troviamo a poche settimane di distanza da una situazione campana di tanti anni fa, perché le poche discariche ancora disponibili sul territorio siciliano vengono chiuse progressivamente e avremo poche settimane di tempo, quindi questo lo dico anche naturalmente a chi poi sarà chiamato sicuramente a correre da commissario straordinario, da chi, da come, eccetera. Sicuramente, no, perché poi alla fine c'è sempre questa corsa all'intervento straordinario. No, non che io ho molto piacere di averti in Sicilia per cose più amene sicuramente, però alla fine succederà presto, e purtroppo non sono profeta di sventure, che sono dati che sono anche sulla stampa riportati in questi ultimi giorni, che la Sicilia non avrà più nessuna possibilità neanche di ammasso in discarica. Si moltiplicheranno sicuramente gli abusivismi, si cercheranno, come si è fatto altrove, altre soluzioni molto più costose come le navi,
sicuramente, ma non si faranno i termovalorizzatori, perché qualsiasi infrastruttura si realizza in Sicilia c'è il pericolo che ci sia l'infiltrazione mafiosa, e quindi nulla si deve fare e rimanere peggio di come si potrebbe stare. Detto questo, che grazie professore per l'attenzione, avrei anche nella mente Acerra, perché a quel tempo ce ne occupammo naturalmente come governo a lungo, e devo dire che quell'impianto si è aperto per l'insistenza del governo del tempo, perché tutto marciava contro la non apertura dell'impianto di Acerra, tant'è che il progetto che prevedeva 5 termovalorizzatori si è fermato ad Acerra, e quindi anche lì mi fa piacere aver sentito la sua versione, che corrisponde a quello che io penso, che il problema ambientale era contro i termovalorizzatori per alimentare i circuiti inconfessabili, ma non ancora però adeguatamente messi in luce e quindi intercettati come invece si dovrebbe fare. Grazie professore, scusi se l'ho trattenuta qualche minuto in più. Detto questo, già diciamo, siamo entrati abbastanza nel tema. Io però, scusa, volevo ringraziandoti per aver accettato la provocazione in qualche modo che ti ho sollecitato, volevo focalizzare un attimo l'attenzione su una frase che è stata detta anche dal professore, anche prima diciamo da Rosanna, in qualche modo era stata accennata, che è un concetto un po' non recentissimo, ma che in qualche modo fa fatica: trasformare i rifiuti in risorse. Sì, è il tema principale. Io vorrei dire che la trasformazione del rifiuto in risorsa è il tema ormai condiviso dal punto di vista concettuale da tutti, ma anche alla base delle ultime novità normative, soprattutto dal punto di vista comunitario. L'ultima direttiva comunitaria che tutti conosciamo parla appunto del rifiuto come risorsa e invita gli stati non più a considerare le percentuali di raccolta differenziata, ma a considerare le percentuali di rifiuti riutilizzati o recuperati. Quindi c'è un salto di qualità anche da questo punto di vista, perché come diceva poco fa il professor Valotti, qualcuno ogni tanto dice sì vabbè, facciamo la differenziata, tanto poi finisce tutta dentro l'inceneritore, così come, tornando all'episodio siciliano, che invece questo è vero, non si dice, si fa la differenziata però poi finisce tutto in discarica, perché la gran parte del riuso, nonostante devo dire una delle eccellenze italiane sia quella dei consorzi per il riuso e per il riciclo, perché noi in Italia tutto va male, diciamo sempre noi, invece non è vero, ci sono alcune cose che funzionano molto bene e tra queste sono quelle dei rifiuti, ma anche lì il dato più preoccupante è sicuramente la differenziazione territoriale. C'è una parte dell'Italia che funziona, c'è una parte dell'Italia che invece non funziona, e quindi io penso che le emissioni normative debbano essere anche associate ad un'altra considerazione. Per questo mi permetto, nel fare gli elogi assoluti per quello che abbiamo ascoltato, per il rapporto così come è stato strutturato, mi permetto suggerire di aggiungere al rapporto una piccola sezione, che dovrebbe essere quella della verifica del costo al cittadino dei rifiuti laddove ci sono gli impianti di termovalorizzazione, gli impianti di recupero, e laddove non ci sono. Perché la leva che muove molte delle decisioni delle politiche è pur sempre l'economia. E quindi io sono convinto che se noi illustrassimo bene ai cittadini i vantaggi nella riduzione dei costi della gestione dei rifiuti, laddove esiste una buona differenziata, laddove esiste un buon riciclo, laddove esistono gli impianti di recupero rispetto a dove tutto ciò non esiste, io credo che ci sarebbe anche una spinta dal cittadino, dalla base, e quindi proprio una spinta politica nel senso buono del termine, perché questi impianti si motiverebbero anche dal punto di vista della convenienza del cittadino sotto l'aspetto economico proprio della singola famiglia, e tutto questo credo che potrebbe essere ben diciamo, esaminato, e anche potrebbe costituire una aggiunta alla vostra ottima
alla vostra ottima ricerca, al vostro ottimo rapporto. Poi naturalmente ci sono anche da valutare tutti quelli che sono gli altri fattori di possibile recupero energetico industriale, perché non esistono solo i termovalorizzatori, bisognerebbe capire come valorizzare, scusate il bisticcio di parole, al meglio il rifiuto anche per, al servizio di altri processi industriali. Si è parlato a lungo nel corso dell'ultima legislatura, si è arrivato poi in zona Cesarini all'emanazione di un decreto per agevolare l'utilizzo e il recupero dei cementifici, e c'è stata anche lì una serie di polemiche infinite, e adesso io non sono aggiornato come è finita, si portano i rifiuti dei cementifici, credo io. E quindi anche lì bisognerebbe fare delle analisi per quanto riguarda la possibilità dell'utilizzo industriale, nel senso nei cicli industriali non esclusivamente dedicati, ma dei cicli industriali che possono avvantaggiarsi dell'utilizzo dei rifiuti e per il loro recupero energetico. Quindi diciamo che nel nostro paese, ora c'è anche l'articolo 35, siccome io sono un feroce avversario dell'articolo 38, no. non voglio sbagliare, che riconosce a queste strutture la valenza strategica nazionale. Qua il problema non è solamente giuridico o normativo, ripeto, qua il problema è di convincimento dell'opinione pubblica e di convincimento della capacità del nostro Paese di elaborare filiere complete e assolutamente in linea con i tempi e anche in linea con le necessità dei nostri territori. Perché è inutile, l'abbiamo detto, lo diremo sempre, è stato anche qui oggi sottolineato, non utilizzo dei sistemi più avanzati e ambientalmente anche più sicuri, da questo punto di vista espone il territorio, il paesaggio, il cittadino ha una serie di danni che sono da quello anche della salute a quello economico, come abbiamo detto, a quello ambientale, espone insomma il paese a una condizione di inefficienza e di arretratezza che io credo il nostro paese non debba coltivare e soprattutto i nostri cittadini non si meritano di avere. Quindi mi compiaccio ancora una volta per il rapporto. Ho raccolto la provocazione da cittadino siciliano, spero di essere smentito, ma sarà molto difficile purtroppo in quello che vi ho detto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e spero che alla fine questa storia che i termovalorizzatori non si possono fare in Sicilia come in altre forse zone del meridione d'Italia perché c'è il rischio dell'infiltrazione, perché noi abbiamo sempre il sospetto, viviamo in questo paese di sospetti e vivendo di sospetti non avanziamo poi nessuna soluzione veramente efficiente ai nostri problemi. Però mentre noi viviamo di sospetti e ci interroghiamo sui sospetti, c'è qualcuno che di fatto, come diceva il professor Valotti, di questi sospetti profitta per essere perfettamente inserito nella illegalità sul territorio. Grazie. Ringrazio il senatore D'Alì per questo intervento. Ovviamente anch'io mi auguro che quanto da lui prefigurato non si verifichi, anche per la, in qualche modo, la preconizzazione ad una situazione futura della quale ovviamente farei volentieri a meno, sia a livello personale ma sia soprattutto come direttore dell'ISPRA nel quadro generale nazionale, considerando veramente sarebbe una situazione gravissima per la Sicilia, al di là di tutto. Detto questo, nel cedere la parola all'onorevole Braga, che tra l'altro ricordo è componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ma è anche responsabile del settore ambiente all'interno della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, quindi la ringrazio doppiamente perché la sua presenza qui ha una valenza istituzionale ma anche politica rilevante. Nel cedere la parola, ecco, volevo, sempre continuando sugli spunti di riflessione che ci aveva fornito il Presidente Valotti, chiedere se ciò che è stato detto rispetto all'efficienza in qualche modo
anche allo sviluppo industriale degli impianti, se questa situazione associata a un tema di controlli sempre più pregnanti, ancorché ovviamente indipendenti, e al tema della trasparenza verso i cittadini, può costituire, diciamo, una o la leva per l'efficientamento del sistema e anche una possibile, non la soluzione definitiva, ma insomma un possibile spirale di soluzione al tema complessivo della gestione dei rifiuti nel nostro Paese. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Stefano Laporta, al quale faccio le congratulazioni preventive, così diciamo mi porto avanti col lavoro. E no, ringrazio naturalmente ISPRA e Federambiente per l'invito e anche per avere condiviso diciamo, questo lavoro fondamentale anche per il lavoro diciamo, che cerchiamo di fare quotidianamente poi da legislatori. Un solo appunto fosse arrivato qualche settimana, qualche mese prima, forse ci avrebbe anche aiutato a gestire meglio la fase di discussione del famoso evocato articolo 35. Tra le varie fortune o sfortune che ho avuto anche quella di essere relatrice di questo provvedimento alla Camera in Commissione Ambiente, dove devo dire su questo articolo e sull'altro che citava prima il senatore D'Alì abbiamo combattuto e speso molte energie. Credo però che diciamo complessivamente la discussione, anche l'esito di quella norma, sia comunque un esito positivo, poi magari dirò alcune cose, confermato e anche diciamo così supportato dalla lettura dei dati e dall'illustrazione del rapporto di stamattina. Credo anch'io, solo Stefano mi consenti una nota diciamo di cornice generale, il valore di questo rapporto, che io diciamo quest'anno so che è frutto anche di un'evoluzione di un lavoro precedente, ma quest'anno ho avuto modo più che in altre occasioni diciamo di approfondirlo e di conoscerlo meglio, è davvero importante e fondamentale anche per la sua formazione. Il fatto di avere unito diciamo il mondo delle imprese che lavorano in questo settore, rappresentato da Federambiente, con i quali diciamo abbiamo naturalmente anche dal punto di vista dei legislatori nel confronto parlamentare spesso degli scambi di opinioni e anche di posizioni utili diciamo all'elaborazione poi delle nostre proposte, e il lavoro fatto insieme ad ISPRA per la sua diciamo statura e per la sua solidità è fondamentale, perché mette a disposizione delle istituzioni ma anche dei cittadini credo uno strumento conoscitivo indispensabile, soprattutto quando parliamo di temi altamente sensibili come quelli della gestione dei rifiuti e di una settore, di una parte particolare che riguarda quello del recupero di energia da rifiuti. Credo davvero che sia diciamo un contributo essenziale, anch'io mi auguro che possa continuare poi questo lavoro nell'ottica anche davvero di quello sul quale mi sollecitava adesso Stefano. Il tema della trasparenza e quello della condivisione delle informazioni. Io penso che sia un elemento complessivamente nell'ambito di tutte le politiche ambientali, questo della conoscenza, della condivisione delle informazioni e della trasparenza, della terzietà dei controlli, parte diciamo di una politica complessiva a cui dovremmo tendere come sistema paese, anche per superare diciamo dei ritardi o delle situazioni condannate all'emergenza continua e al fatto invece di incorrere anche in freni come quelli che ricordava prima nel suo intervento il dottor Valotti e riprendeva anche il senatore D'Alì. Su questo penso che non soltanto le informazioni contenute qui, ma anche alcuni aspetti che sono emersi da questa ricerca, da questo rapporto. Il fatto, ad esempio, che sulla questione del controllo delle emissioni, dei fumi, ci sia una prestazione elevata e magari anche avanzata rispetto agli obiettivi minimi stabiliti per legge, che pure sono importanti e adeguati e sono stati aggiornati recentemente da parte della maggior parte degli impianti, è un elemento da sottolineare, da valorizzare. Spesso viene evocata in una contrapposizione che ha anche molto di ideologico, dobbiamo dircelo, rispetto agli impianti di trattamento, di recupero di energia dai rifiuti, la mancanza di informazioni, la mancanza di trasparenza. È una condizione che non corrisponde in parte alla realtà, la mancanza di controlli che non corrisponde alla realtà, ma che può essere sicuramente implementata e migliorata anche attraverso misure su cui
lo stesso Parlamento si è come dire, espresso in provvedimenti recenti. Noi abbiamo approvato qualche settimana fa alla Camera, adesso l'abbiamo trasmesso ai colleghi senatori convinti che diciamo, si possa arrivare ad una rapida approvazione di questo provvedimento, il collegato ambientale alla precedente legge di stabilità, ma ci siamo arrivati con un po' di ritardo, ma ci siamo arrivati, che prevede proprio un passaggio sulla condivisione delle informazioni open data e sulla messa delle informazioni ambientali, scusate, e la previsione che i dati ambientali raccolti e elaborati da enti, agenzie pubbliche e anche dalle imprese private siano rilasciati ad enti locali su richiesta in formato aperto per il riuso e finalizzato all'impiego e a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali. Questo piccolo articolo, che è l'articolo 7 del collegato ambientale, introduce nella normativa vigente un passaggio importante nel nostro inquadramento, nel nostro ordinamento, che è quello appunto della valorizzazione degli strumenti open data, che proprio in campi, penso, come quello della conoscenza dei dati ambientali di impianti di settori così sensibili e delicati, possono concorrere a fare la differenza. Parallelamente, riprendendo la sollecitazione sul tema dei controlli, credo ad esempio che anche qui non voglio fare, diciamo, chi dalla Camera dà i compiti al Senato, lungi da me, però noi abbiamo da ormai mesi ferma. No, ma prima di estinguere potete fare cose importantissime, assolutamente. C'è la legge di riforma delle agenzie ambientali che è stata approvata ormai mesi fa dalla Camera, che anche qui potrebbe davvero, nella sua approvazione finale, riformando e ridefinendo i modelli anche di funzionamento di ISPRA in parte delle agenzie ambientali territoriali, dare, diciamo, degli strumenti anche più forti e più incidenti sulla questione, sull'aspetto della terzietà dei controlli. Questi due punti mi consentono però di fare anche qualche piccola e minima considerazione su alcuni aspetti più generali del provvedimento. Intanto io, lo capirete dal mio accento, sono lombarda e quindi vengo da una regione che in termini di dotazione di impianti, almeno, e anche di dati che sono stati evidenziati prima dalla dottoressa Laraia, diciamo, conosce una condizione credo buona in termini anche di raggiungimento degli obiettivi di servizi anche ai cittadini. Però credo che naturalmente occorra farci carico come paese, come sistema paese, di una situazione di squilibrio territoriale che si scontra con una serie di difficoltà oggettive nella realizzazione non soltanto degli impianti di recupero di energia, ma di un ciclo più complessivo e integrato di gestione dei rifiuti. E io credo che anche il ragionamento che emerge da questo rapporto e complessivamente le scelte, diciamo, che in parte abbiamo concorso a fare anche con l'articolo 35 dello Sblocca Italia, debbano tenere ben chiaro e ben fermo questo aspetto. Di questo stiamo parlando, cioè della gestione dei rifiuti. Anche il tema del recupero di energia dai rifiuti urbani, che è previsto anche dalla direttiva e dalla normativa europea, deve, credo, stare inquadrato solidamente in questo aspetto. Deve sempre avere, come dire, una sua connotazione legata alla gestione complessiva del ciclo dei rifiuti. Sarebbe sbagliato, credo un passo indietro, se pensassimo di affrontare il tema del recupero di energia dai rifiuti in una chiave soltanto di tipo economico, quindi lasciandolo alle regole del mercato, perché dobbiamo tenere invece ben presente che è parte di una politica complessiva ribadita dalle direttive europee e che starà dentro anche alla revisione importante in corso delle direttive comunitarie, direttiva di scariche, quella degli imballaggi, e che ha nella sua formulazione, credo, una terminologia significativa. La strategia europea verso un'economia circolare ci dice che parliamo anche di economia e che parliamo però di un obiettivo per cui i rifiuti, davvero, secondo la strategia europea, non sono più soltanto un problema, ma anche un'opportunità, una risorsa e una occasione anche per riconvertire pezzi importanti del nostro sistema industriale. L'altro aspetto che volevo evidenziare, facendo un minimo riferimento all'articolo 35, naturalmente noi oggi parliamo di recupero di impianti, di diciamo soluzioni di recupero di energia dai rifiuti, però proprio per le ragioni che dicevo prima vorrei sottolineare come lo sforzo che è stato fatto nella discussione
e anche nell'integrazione rispetto al testo iniziale uscito dal governo in Parlamento, è stato quello di introdurre elementi e concetti che avevano l'obiettivo di rafforzare questa visione di insieme, questa visione sistemica e integrata di gestione dei rifiuti. Penso ad esempio al comma 2, che giustamente nel vostro rapporto non è stato citato, perché qui parliamo di recupero di energia, ma che fa riferimento all'impegno da parte del Ministero dell'Ambiente, e lo ricorderemo visto che i giorni passano e il Ministero dell'Ambiente deve attuare tutto l'articolo 35, non solo il comma 1, per la ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni. Questo è un altro punto essenziale. L'impegno sull'implementazione della dotazione impiantistica per il recupero di materia da rifiuti è parte integrante della strategia di gestione dei rifiuti, tanto quanto quella del recupero di energia. E quindi il fatto che nell'individuare, nell'identificare gli impianti di recupero di energia come impianti di interesse strategico nazionale che concorrono all'attuazione e degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, e ricordo bene, allo scopo di prevenire ulteriori procedure di infrazione, il tema è di grandissima attualità purtroppo in questi giorni, c'è anche questo aspetto, così come l'altro aspetto che abbiamo voluto evidenziare e sottolineare nell'articolo 35 è al comma 7, dove nel prevedere sovraimpegno economico per i gestori degli impianti che accolgono rifiuti urbani indifferenziati provenienti da fuori regione per il recupero di energia nei propri impianti, i famosi 20 euro a tonnellata, abbiamo voluto specificare che queste risorse vadano a confluire in un fondo regionale che vede al primo punto l'impegno alla prevenzione della produzione dei rifiuti e successivamente all'incentivazione alla raccolta differenziata, interventi di bonifica ambientale e anche eventualmente al contenimento delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani dei cittadini. Quindi nella discussione anche molto dura in alcuni passaggi che abbiamo fatto su questo articolo 35, che è stato visto come la pietra dello scandalo e la negazione invece degli obiettivi che l'Italia e complessivamente l'Europa si deve dare nella gestione dei rifiuti, io credo che invece sia un'opportunità, sia una possibilità di concorrere a risolvere quei problemi e quei ritardi che vedono alcune regioni, alcuni territori difficoltà nella dotazione di un sistema complessivo di impianti, non soltanto quello del recupero di energia, ma che progressivamente ci porti a tendere agli obiettivi che anche l'Europa ci darà in termini di riduzione e annullamento del conferimento di rifiuti differenziabili e riciclabili in discarica, mi pare al 2025, mi pare di ricordare. Un'ultima sottolineatura: noi abbiamo discusso molto in occasione anche della discussione di questo decreto dello Sblocca Italia sulla opportunità di una razionalizzazione del sistema della dotazione della rete degli impianti esistenti e eventualmente da prevedere e da programmare sul territorio. Io credo che ci siano spazi futuri, insomma, per una riflessione, per un ragionamento su questo punto, tenendo conto e tenendo presente, lo hanno detto nell'illustrare i contenuti del rapporto sia il dottor Cencia che la dottoressa Laraia, che l'evoluzione tecnologica degli impianti ci portano a guardare come sempre più efficienti impianti di determinate dimensioni e caratteristiche tecnologiche, che abbiamo però da contemperare anche i criteri di prossimità nella gestione dei rifiuti, che sono comunque criteri che l'Europa ci definisce, ci attribuisce, e che quindi una revisione complessiva, una razionalizzazione della rete, della dotazione degli impianti sarà parte, credo, di una politica che dovrà vedere il Ministero, le Regioni, il Ministero in maniera particolare impegnato nei prossimi anni. Penso che dall'attuazione di questo articolo 35, sulla base anche dei dati e delle evidenze che sono state
segnalate che sono emerse da questo rapporto si possa procedere a un lavoro positivo nell'attuare appunto complessivamente le disposizioni di questo articolo, ma anche altre parti che noi abbiamo come Parlamento voluto fortemente inserire in altri passaggi e nel collegato ambientale, dove voglio ricordarlo, rispetto anche a un'impostazione iniziale, c'è stata una correzione di rotta rispetto alla riduzione degli obiettivi di raccolta differenziata, sono stati introdotti meccanismi incentivanti e importanti sul tema del recupero, del riciclaggio, anche con tecniche diciamo un po' innovative e sperimentali, ma con la convinzione che la strategia futura della gestione dei rifiuti nel nostro paese non può che collocarsi nel quadro delle direttive europee e tendenzialmente nell'impegno complessivo a ridurre il più presto possibile la soluzione peggiore, che non a caso sta all'ultimo punto della gerarchia dei rifiuti in Europa, che è quella del conferimento in discarica. Grazie. Grazie davvero all'onorevole Braga per l'intervento e anche per gli spunti di riflessione. Permettetemi, prima di cedere la parola al Presidente Brandolini, di ringraziare ulteriormente sia il Senatore D'Alì che l'onorevole Braga per aver accettato il nostro invito, ma soprattutto perché nella interlocuzione giornaliera con il Parlamento l'uno e l'altro rappresentano comunque dei riferimenti istituzionali sempre molto attenti anche al nostro sistema, e quindi anche per questo gli spunti di riflessione e anche di sollecitazione che sono stati forniti anche rispetto al possibile sviluppo e integrazione di questi prodotti sono ovviamente non solo ben accetti, ma li terremo nella dovuta e debita considerazione, proprio per migliorare i nostri prodotti e dare maggiore efficacia alla nostra azione. Presidente Brandolini, che è il presidente, come è noto, di Federambiente, che ancora una volta ringrazio per aver collaborato, per aver costruito insieme questo prodotto scientifico, anche mettendo a disposizione la loro esperienza pregressa, come richiamava prima il direttore Cencia. Io, nel cedergli la parola per l'ultimo intervento della nostra giornata, mi permetto però di fare una sorta di domanda secca rispetto a tutto ciò che è stato detto, e senza diciamo volere in questo momento considerare anche altri spunti interessanti. Penso per esempio a tutto il tema degli impianti non monodedicati, no? Cioè, è stato citato i cementifici, ma abbiamo anche altre esperienze di impianti nei quali vengono termovalorizzati i rifiuti, ma che non sono stati costruiti appositamente per questo scopo. Ecco, al Presidente Brandolini chiederei se il sistema delle imprese che lui rappresenta è pronto alla sfida anche in termini futuri, e quando dico futuri mi riferisco sia alla situazione complessiva che è stata delineata oggi dal rapporto, sia alle novità normative a cui occorrerà dare attuazione, che ci richiamava prima l'onorevole Braga. Bene, grazie Stefano, grazie a tutti voi per la partecipazione, rinnovo i ringraziamenti che abbiamo già fatto copiosamente, quindi li sintetizzo solo in questa mia affermazione, non ripeto ulteriormente. Siamo pronti, rispondo schematizzando un po' la risposta. Intanto chi siamo? Noi, sistema Federambiente, imprese che aderiamo a Federambiente. Lo voglio raccontare citando un po' del lavoro che abbiamo fatto in questo ultimo anno. Proprio un anno fa, qualche giorno verso la fine di novembre, abbiamo presentato uno studio, parlo più che altro di lavoro di carattere pubblico-pubblicistico, uno studio sui costi della raccolta differenziata. Sulla raccolta differenziata si spendono molti interventi, molti dibattiti, c'è chi ha il metodo migliore per fare la raccolta differenziata, noi che rappresentiamo delle imprese che poi devono attuare sul territorio piani, programmi, assecondando anche il dibattito politico, ci poniamo il tema dei costi, perché la sostenibilità economica della raccolta differenziata è fondamentale per rendere efficiente il ciclo e per raggiungere i risultati ambientali attesi. Così come poco più di un mese fa, anche con il contributo molto importante anche qui di Rosanna Laraia, abbiamo messo a confronto le aree metropolitane di Roma e di Milano con alcune città metropolitane europee proprio sulla raccolta differenziata.
perché siamo convinti che il confronto con altre realtà intanto non ci debba spaventare, anzi, da quello che emerge possiamo benissimo confrontarci anche con le migliori realtà europee, ma innanzitutto il confronto ci aiuta a migliorare, a crescere, a vedere cosa succede altrove. Però sottolineo anche che una settimana fa, proprio in questa sala, abbiamo fatto una riflessione altrettanto partecipata sul riutilizzo dei rifiuti, quindi su quel secondo livello della gerarchia che è fondamentale assieme alla prevenzione per l'efficienza di tutto il ciclo. E fra un mese ci ritroveremo, non so se in questa sala o in un'altra sala, a celebrare la seconda edizione del premio sulla prevenzione. Prevenzione e riutilizzo evidentemente non sono il nostro core business, però sappiamo di essere portatori di cultura, di sensibilità, di esperienze, di competenze che dobbiamo mettere anche a servizio di quei livelli. Oggi facciamo un focus, un approfondimento su una parte importante ma non unica del ciclo integrato dei rifiuti, quale è la termovalorizzazione, e corrispondendo alle attese dell'onorevole Braga, a breve contiamo anche di arrivare con delle riflessioni e dei dati anche sul tema della digestione anaerobica, sia in termini di impianti che in termini di flussi. Anzi, segnalo che noi abbiamo letto con grande positività che il Parlamento sia intervenuto su questo sistema impiantistico e su questa frazione merceologica dei rifiuti, in quanto il rifiuto organico è un rifiuto che in quantità è importante nella produzione complessiva dei rifiuti, attorno al 35%, e se le raccolte differenziate sono cresciute in termini assoluti negli ultimi 4-5 anni in maniera importante, lo si deve in gran parte proprio al fatto che un po' ovunque in Italia, a partire dalla realtà milanese che prima si citava, sono state avviate le raccolte differenziate della frazione organica, sottraendo per fortuna importanti quantità di rifiuti biodegradabili in discarica, quindi riducendo al di là delle quantità in maniera più rilevante anche gli impatti ambientali. Noi siamo questi, quindi siamo quelli che stiamo ragionando su tutte le fasi del ciclo e riteniamo di essere pronti, perché in questo Paese ci sono realtà aziendali o territoriali, non lo diciamo noi, lo dicono analisti terzi, che possono competere assolutamente con le migliori performance europee. Dove siamo? Devo per forza schematizzare. Noi siamo che, leggiamo sui giornali di oggi, sono uscite le agenzie ieri, abbiamo una pesante sanzione per aver commesso delle infrazioni a livello di paese nella gestione dei rifiuti. Auspichiamo che davvero le parole del Ministero siano, alle parole seguano i fatti, quindi oltre a non pagare quella sanzione si possa provvedere davvero a risanare quella situazione. Però siamo ancora lì, così come siamo, quando ce lo evidenziava benissimo Rosanna prima, ancora un paese che ricorre troppo allo smaltimento in discarica. E nello stesso tempo siamo già ad un appuntamento importante quale quello del pacchetto dell'economia circolare che prima veniva citato. A gennaio partono le audizioni della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, quindi io ritengo che anche con la collaborazione di tanti che sono qui dovremo farci un'idea e provare una volta tanto come Paese a fare sistema e non andare per corpi separati a rappresentare le istanze del Paese. Quindi siamo da una situazione che non è degna di un grande Paese come l'Italia, ha una grande prospettiva, quella dell'economia circolare, che riafferma, perché io ero forse un ragazzino quando si diceva che i rifiuti sono una risorsa, che riafferma che i rifiuti non devono essere un problema, ma sono una risorsa, che riafferma che bisogna passare dall'economia lineare all'economia circolare, e quindi riafferma in questo senso anche un grande salto culturale che dobbiamo fare tutti noi, cittadini, istituzioni, in particolare le istituzioni locali. Se i rifiuti sono una risorsa, dobbiamo evitare di accapigliarci sul tema dei rifiuti localmente pensando che si devasti il territorio o si devasta la salute dei cittadini se c'è un efficace sistema di gestione dei rifiuti, compreso anche un sistema impiantistico. Il responsabile della direzione
europea, della direzione ambiente della Commissione europea, Falkenberg, in un convegno a Bruxelles, ha affermato che se è vero che i rifiuti sono una risorsa, non deve scandalizzare che il rifiuto possa anche viaggiare al di là di quelli che abbiamo definito sempre come bacini ottimali. Ha fatto un esempio, estremizzando, l'ha precisato, che poi se un rifiuto va dal sud Italia, proprio questo esempio qui, in Finlandia, per essere termovalorizzato, non dobbiamo scandalizzarci, perché quella è una risorsa, quello è un combustibile per alimentare il riscaldamento degli impianti civili della città di Brescia. Questo è il salto culturale che dobbiamo fare, e io ritengo che nel suo piccolo, nel suo grande, l'onorevole Braga ha sofferto, diciamo, un dibattito parlamentare e anche fuori dal Parlamento molto difficile, ma sono stati introdotti elementi culturali in questo senso, perché forse gli addetti ai lavori comprendono meglio che ciò che io starò per dire, perché l'articolo 35 in realtà non fa che altro che coordinare e casomai stabilire delle tempistiche più certe, più definite, delle norme già di fatto esistenti, perché il tema dell'R1, il tema della saturazione del carico termico sono norme che già ci sono nell'ordinamento italiano. Questo articolo le ha coordinate, le ha messe in un quadro temporale di scadenze più preciso e le ha dato una lettura appunto coordinata, univoca, nel senso di poter pensare una strategia nazionale di gestione dei rifiuti che parta dal fatto che un impianto di termovalorizzazione, soprattutto quando efficiente e performante sia sotto il profilo energetico che economico che ambientale, è un impianto che può essere una risorsa a servizio del paese, essendo innanzitutto una risorsa per il territorio in cui quell'impianto è installato. Non dobbiamo compiere l'errore che nel passato si stava per compiere, di pensare che ogni provincia si debba dotare di un impianto di termovalorizzazione, di una discarica. Dobbiamo pensare di impianti di valenza nazionale. Cencia nelle sue slide finali ci ha illustrato, come dire, le dinamiche rispetto alle caratteristiche dell'impianto, degli impianti. Sono cresciuti in termini di capacità complessiva, ma sono cresciuti poco se li mettiamo a confronto con il sistema impiantistico europeo, soprattutto di paesi come l'Olanda, come la Danimarca o come la Germania, dove gli impianti di 130.000 tonnellate di taglia media sono gli impianti piccoli, mentre da noi appunto è la taglia media. E terzo aspetto, cosa facciamo, come lo facciamo? Io voglio citare qui due dati a testimonianza del fatto che purtroppo questo è un paese a più velocità, quindi ci sono le realtà avanzate che si possono confrontare con quelle più virtuose a livello europeo, ci sono le realtà meno avanzate, perché soffrono poi di problemi che non sono solo legati alla gestione dei rifiuti, ma sono problemi di maggior debolezza politico-amministrativa e anche sociale di quei territori. Però voglio citare due dati per testimoniare che il nostro sistema c'è, è vivo, investe ed è orientato a raggiungere quegli obiettivi, a lasciarsi alle spalle il tema delle sanzioni sulle discariche e raggiungere quegli obiettivi dell'economia circolare. E cito due dati da questo punto di vista. Prima ricordavo che abbiamo presentato circa un anno fa l'analisi dei costi della raccolta differenziata. Ebbene, siccome quell'analisi era la seconda di quel tipo e seguiva un analogo studio di ricerca di 5 anni prima, abbiamo accertato che nel periodo 2007-2012, quando la raccolta differenziata è passata a livello nazionale grosso modo dal 28% al 40%, le imprese molto rappresentative, campione analizzate, non hanno avuto un andamento dei costi inerziale, anzi sono state compiute efficienze importanti. Quindi se rispetto a quei costi inerziali che ci si attendeva rispetto a una crescita importante della raccolta differenziata, tanto più con sistemi maggiormente onerosi come sistemi domiciliari, c'è stata un'efficienza dell'11%. Questo significa che pur con delle lentezze, pur con delle difficoltà, pur a macchia di leopardo, il nostro sistema è orientato all'efficienza, perché se non è orientato all'efficienza il nostro sistema non potrà raggiungere quegli obiettivi. Il secondo dato, e qui cito dei dati di ISPRA, ma non elaborati con Federambiente, ma di ISPRA in quanto istituzione terza,
ISPRA pubblica dei dati interessantissimi sulle emissioni in atmosfera dalle varie fonti di emissione. Noi curiosamente, perché tutti i giorni dobbiamo sostenere il confronto sui nostri impianti, che sembra che siano macchine del demonio in un'oasi idilliaca, siamo andati a studiare questi dati di ISPRA e a elaborarli. Che cosa emerge? Intanto emerge che dal 90 al 2011-2012 le emissioni in atmosfera da impianti di incenerimento rifiuti, sia con recupero energetico che non, sono, analizzando tutti i vari parametri di inquinamento, dalle diossine, al PM10, NOx, eccetera, eccetera, sono sostanzialmente crollate da importi in assoluto significativi, rilevanti, sono vicini allo zero. E questo cosa ci dice? Questo ci dice che il nostro sistema investe, che la ricerca, l'innovazione, gli investimenti hanno consentito di raggiungere performance ambientali importanti, e questo ci dice che l'attenzione sociale, l'attenzione della politica al tema può portare dei risultati positivi, ma lo deve fare sempre con un atteggiamento razionale di consapevolezza. Ma l'altro dato, ancora più preoccupante, è che a fronte di questi miglioramenti del sistema impiantistico, che come abbiamo visto e come ci è stato detto non è che sia aumentato o diminuito in maniera importante in termini di numero di impianti, di linee, di capacità, siamo grosso modo sempre sulle stesse quantità, negli altri settori le altre fonti di emissioni non hanno avuto performance di questo genere, anzi ce ne sono alcune che sono cresciute in maniera importante in termini di volumi di emissioni in atmosfera. E purtroppo due di questi sono il riscaldamento civile e il sistema dei trasporti. Quindi sarebbe importante che la politica in senso lato e in senso nobile si occupi sì della gestione dei rifiuti anche nei termini assai dibattuti come accade di solito, chiedendo trasparenza, monitoraggi e controlli sugli impianti di incenerimento, ma si preoccupi anche del fatto che ci sono fonti di emissioni ben più diffuse, molto meno controllate, che producono volumi di inquinamento ben più consistenti, a partire dalle famigerate diossine di cui leggiamo tutti i giorni quando i detrattori degli impianti di termovalorizzazione discutono in termini di impatti ambientali. Vediamo che altri comparti industriali non hanno avuto questa lungimiranza. Se le emissioni calano, spesso è perché chiudono gli impianti, non perché si rinnovano gli impianti. Abbiamo di fronte a noi le tragedie sotto ogni profilo, per esempio degli impianti dell'Ilva a Taranto. Questo per testimoniare che quindi questo è un settore che, nonostante le difficoltà, nonostante l'immagine che l'Italia ha all'estero sui rifiuti, non è un settore arretrato brown, è un settore che a pieno titolo rientra nella green economy e che produce dei green jobs. Concludo dicendo quanto segue. Quando si parla di, soprattutto in occasione dell'economia circolare degli ultimi provvedimenti o principi normativi, si fa riferimento al tema dell'efficienza. Io sono profondamente convinto, da persona impegnata quotidianamente nell'azienda e anche nell'associazione di rappresentanza delle imprese di gestione dei rifiuti, che l'efficienza nell'uso delle risorse non può che sposarsi con l'efficienza economica. E l'efficienza non è che si possa fare in un'azienda solo in un reparto, perché se io ho la produzione estremamente efficiente ma chi fa gli acquisti e gli appalti o chi mi segue le questioni legali e societarie non è efficiente, alla fine anche la produzione risente di quelle inefficienze e a sua volta diventa inefficienza. Quindi l'efficienza la dobbiamo perseguire in ogni fase del ciclo, se le fasi del ciclo sono così nettamente individuabili. E per perseguire l'efficienza bisogna che ci sia trasparenza, ma bisogna che ci sia anche legalità. Le cose che dicevano il senatore D'Alì o il presidente Valotti sono da questo punto di vista illuminanti. Senza legalità facciamo fatica a perseguire l'efficienza, perché c'è una simmetria competitiva. Già facciamo fatica a competere con i nostri concorrenti stranieri. È impossibile competere con chi non rispetta le regole e chi utilizza dei campi agricoli per smaltire i rifiuti. Il secondo aspetto è il quadro normativo.
Io devo riconoscere che negli ultimi anni i governi hanno preso consapevolezza del fatto che il quadro normativo su questo settore è un quadro normativo contraddittorio, incerto, che non aiuta. Ma devo riconoscere che questi governi stanno cominciando a mettere qualche elemento d'ordine. L'articolo 35 io lo leggo in questi termini, il provvedimento preso anche nel Crescitalia del governo Monti, lo leggo in questi termini, gli interventi fatti a livello ministeriale sul tema del fattore climatico piuttosto che sul tema del decreto legislativo 46 di recepimento delle norme europee sulle emissioni dell'atmosfera, li leggo in questi termini, quindi c'è, come dire, un lavoro di razionalizzazione della normativa. Noi abbiamo bisogno di che questo lavoro non si fermi, perché la stabilità normativa, la certezza delle norme anche sugli incentivi rappresentano sicuramente un elemento, un fattore critico rispetto all'efficienza di gestione del ciclo dei rifiuti. Se, per dire, vogliamo favorire gli impianti di gestione anaerobica nel nostro paese, forse dobbiamo fare una riflessione anche sul sistema degli incentivi. Lo spalmo incentivi rischia di essere una penalizzazione da questo punto di vista. Il decreto sul biometano bisogna che ottenga tutti i successivi provvedimenti e regolamenti attuativi, altrimenti rischiamo di lasciare lettera morta quelli che sono le buone intenzioni del legislatore, ovvero favorire attraverso un sistema di incentivi che non va nelle tasche delle imprese, ma va a ridurre i costi per i cittadini nell'ambito della tariffa dei rifiuti, quel sistema di incentivi davvero aiuti lo sviluppo di un parco impianti efficiente anche sulla filiera dell'organico. Infine, iniziale, l'efficienza nel ciclo di gestione dei rifiuti non può che partire dal primo livello della gerarchia. Se noi le politiche di prevenzione e di riutilizzo continuiamo a non declinarle in termini più ampi, con provvedimenti anche importanti calati dall'alto, e lasciarle lasciarle solo all'iniziativa volontaria che partono dal basso, pur meritevoli, noi non riusciamo a tema efficienza, perché l'efficienza, come dicevo prima, in un'impresa c'è se c'è in tutti i reparti, l'efficienza nel ciclo dei rifiuti c'è se partiamo bene. Se noi non partiamo bene, ovvero non abbiamo efficienti politiche di prevenzione e di riutilizzo, poi ripercuotiamo quell'inefficienza nelle varie fasi del ciclo, per cui le imprese o le istituzioni che devono pianificare devono fare scelte sugli impianti o sugli investimenti o sull'organizzazione dei servizi che appunto non sono efficienti. Noi possiamo ridurre il numero di discariche, al di là di quello che ci dice la normativa, che le dobbiamo ridurre comunque, il numero di discariche necessario, il numero di qualsiasi tipo di impianto necessario, e quindi avere meno costi, meno investimenti, ottimizzare e razionalizzare se a monte c'è una efficienza anche nel pianificare, nell'attuare, e una determinazione, le scelte di politica industriale anche dal punto di vista della prevenzione e del riutilizzo. Sottolineo quindi che oggi abbiamo fatto un focus su un singolo intervento, ma noi la politica di gestione dei rifiuti non possiamo non vederla nella sua interezza, nel suo ciclo completo, e per questo ci preoccupiamo anche di quelle fasi che sicuramente non appartengono al nostro core business. Di nuovo grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.